bisognava fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. E quindi perché non cercare di portare i ragazzi anche fuori dalle mura scolastiche? E come? Attraverso un track realizzato, anche nel quale abbiamo allestito una sala multimediale, nella quale si poteva quindi ricevere i ragazzi e discutere con loro su queste problematiche. Sicuramente per i ragazzi erano una maggiore conoscenza delle dinamiche dei social network e anche le potenzialità negative di certi comportamenti di restrizione fatti col cyberbullismo, ma anche di sapere come comportarsi in caso si fosse stati vittima di adescamento in rete, quindi conoscere meglio determinati comportamenti e determinate dinamiche del web. Quindi ogni tappa è stata preceduta da un'indagine per verificare l'incidenza del determinato fenomeno in quel particolare contesto. Cercheremo nel prossimo anno anche di estenderci nell'ambito dell'Unione Europea, quindi con nuove tappe per portare poi i confini nazionali queste che riteniamo sia una buona pratica italiana. La mia storia nasce da un tragico vissuto esperienziale. Nel 2012 mio figlio, a 15 anni e 6 giorni, decide di farla finita e soltanto in un momento successivo abbiamo scoperto di essere stata vittima di bullismo. Nel web esisteva una pagina dove veniva etichettato come il ragazzo dei pantaloni rosa e su quella pagina veniva schernito. Per me questo è sufficiente per ritenere l'esistenza insomma, delle prevaricazioni. Già dall'età di 8 anni ho subito atti di bullismo da parte di un mio compagno di classe che mi distruggeva il materiale scolastico oppure me lo rubava. E questo è andato avanti fino a che poi comunque non me lo sono ritrovato in classe alle scuole medie e insieme a un mio compagno di classe che però era ripetente spesso mi prendevano lo zaino, me lo lanciavano in mezzo alla strada oppure mi spingevano in mezzo alla strada mentre stava la fermata dell'autobus. E poi in seconda media mi hanno fatto delle foto mentre io ero alla cattedra e mi prendevano in giro per il fatto che, dato che sono una ragazza comunque che sto finendo l'obesità e sono un po' robusta, mi prendevano in giro questa obesità. Poi in terza media mi hanno fatto un profilo falso quando io ancora non avevo nessun account su alcun social e grazie all'aiuto di alcuni miei amici e di un insegnante siamo riusciti a scoprire chi c'era dietro e la scuola ha parlato con i genitori di questi ragazzi, anche se alcuni hanno detto che era solo una ragazzata, tanto per divertirsi. Comunque se non avessi avuto l'aiuto dei miei genitori, altrimenti sarei finita abbastanza male.